Non siamo soli in questo mondo. Su 7 miliardi di persone è molto probabile che almeno una singola persona abbia avuto la vostra stessa idea o la stia già mettendo in pratica. Se fate business, a maggior ragione, sicuramente vi sarete accorti di aziende che vendono il vostro stesso prodotto, i vostri stessi servizi, oppure hanno dei personal brand molto simili a voi. È sempre più difficile trovare l'originalità. Benvenuti in questo nuovo video, io mi chiamo Andrea e sono un appassionato di e-commerce e di business online. E oggi parliamo di concorrenza, perché è importante e soprattutto perché fa bene. Ora, partiamo dagli veri competitor che abbiamo in testa, perché spesso neanche ci accorgiamo di chi sono effettivamente i nostri veri competitor. Sono concorrenti tutti quelli che vendono un prodotto uguale al nostro, simile o complementare. Se vendo zucchero, ad esempio, tutti i miei competitor sono solo quelli che vendono zucchero, oppure sono anche quelli che vendono zucchero di canna, dolcificanti alimentari o dolcificanti naturali? Ci sono delle barriere spesso non ben definite, questo perché dipende dal target di clientela che noi vogliamo andare a colpire. Se diamo questo per assodato, a questo punto la prima idea che ci balena per la testa è sempre la stessa: chi prima arriva meglio alloggia, ossia se sono il primo a portare un certo tipo di prodotto sul mercato, molto probabilmente un vantaggio competitivo. Sì, ma non è sempre così. Tutte le aziende che lanciano un prodotto innovativo sul mercato vengono definite first mover, ossia le prime a muovere, essenzialmente come se fosse un gioco degli scacchi, ecco. Un esempio è la Coca-Cola. First Mover, nata nel 1896 e che tutti noi oggi ancora conosciamo. La Pepsi, ad esempio, che vende un prodotto molto simile, è nata solo 13 anni dopo, quando la Coca-Cola vendeva già circa 1 milione di bottiglie all'anno. Like ice cold Coca-Cola. Un vantaggio incredibile, penseremo noi. Eppure la Pepsi, a distanza di 100 anni, è ancora qui. Perché? Essere first mover sicuramente ha dei vantaggi invidiabili. La prima cosa che mi viene in mente è sicuramente la riconoscibilità. Le persone, se portiamo per primo un prodotto sul mercato e siamo particolarmente bravi, identificano spesso il prodotto con il nostro marchio. È pieno di esempi di aziende che hanno preso il nome del prodotto nel gergo comune. Ad esempio, il cellophane, che è la plastica che tutti noi conosciamo, ad esempio, per conservare il cibo, in realtà non è il termine tecnico del prodotto, ma è il nome dell'azienda francese cellophane che l'ha creato. In questo caso, il prodotto diventa marchio omonimo. Il nome del prodotto e il nome dell'azienda coincidono. Altri esempi famosi sono Scottex, Post-it, la Barbie, la Yakuza, potremmo farne anche tanti altri. E quindi questo elemento di riconoscibilità, se sono bravo soprattutto nel marketing, può fare la differenza nel lungo periodo. Un altro vantaggio è sicuramente avere un forte potere contrattuale con i fornitori, questo perché se il mio prodotto funziona e ho già lavorato con certi tipi di fornitori, diciamo che ho una sorta di canale preferenziale. Un altro vantaggio che posso avere nel momento in cui sono il primo è quello di studiare il mio prodotto per renderlo incompatibile in futuro con altri brand. Facciamo un esempio: se io sviluppo software solamente per l'ecosistema Mac, quindi per l'Apple, sarà molto difficile per le aziende che utilizzano questo tipo di software passare ad esempio a Windows, perché dovrebbero rifare tutto da zero, quindi dovrebbero comprare ad esempio nuovi computer, dovrebbero sviluppare nuovi programmi per Windows e soprattutto dovrebbero trainare, quindi allenare i dipendenti ad utilizzare Windows. Come vedete, i vantaggi sono notevoli. Però non è sempre rose e fiori. Ad esempio, se io sono l'unico al mondo a correre i 100 metri ostacoli con le pinne, cosa che peraltro esiste davvero, e effettivamente sono il migliore al mondo in quello e molto probabilmente detterò anche un nuovo record. Ok, siamo d'accordo, non è una cosa di cui andare particolarmente fieri, ma siamo comunque migliori, giusto? Questa nuova disciplina inizia ad attirare un minimo di attenzione. E cosa succede? Succede che l'anno dopo alcuni corridori battono il mio record. Perché? Perché hanno visto come corro, hanno analizzato la mia tecnica e siccome sono il primo e unico al mondo a fare questa certa cosa, molto probabilmente sarò anche inesperto e ci saranno sicuramente su 7 miliardi di persone alcuni che correranno molto meglio di me con le pinne. Ed ecco che il nostro record viene battuto. Ecco, allo stesso modo la storia è piena di aziende che hanno avuto un'idea geniale, l'hanno messa in pratica e pochi anni dopo venivano sovrastate dalle seconde, le terze o le quarte aziende che entravano nel mercato. In alcuni casi hanno faticato parecchio, in altre sono proprio fallite. Due esempi che possiamo citare sono la lotta tra Atari e Nintendo. Atari è stata la prima probabilmente a portare le console a livello globale, anche se molti di voi probabilmente non se lo ricorderanno, neanche io perché non ero nato. Nel 1972 Atari era il leader mondiale nelle console portatili o nelle console domestiche. Dopodiché la Nintendo, che era leader sì, ma solo in Giappone, ha deciso di esportare le proprie console in tutto il mondo. Da lì la situazione è ribaltata. Nintendo, lo vedete anche a distanza di decenni, ha vinto la battaglia. Anche Google stessa è una second mover o third mover addirittura, perché prima di Google come motore di ricerca c'erano Yahoo e InfoSeek. Però cosa è successo? È successo che Google ha studiato attentamente gli altri motori di ricerca, ne ha individuati i difetti, ha studiato il mercato di riferimento, quindi ha studiato il comportamento degli utenti e ha proposto un motore di ricerca innovativo, basato sulle
preferenze degli utenti e su un sistema molto più complesso rispetto agli altri motori di ricerca. E oggi sappiamo tutti come è andata a finire: Google è leader indiscusso del mercato. Ora, quando è che avviene questo switch, questo scambio tra il primo posto e il secondo posto? Solitamente quando il terreno è ancora fertile, cioè quando l'azienda magari ha lanciato un prodotto innovativo, quindi sul mercato da poco, e i clienti che lo utilizzano ritengono che sia il prodotto definitivo, che non possa esserci un altro prodotto migliore di così. Questo fino a che arriva la seconda azienda, che, osservando attentamente gli errori della prima, riesce in qualche modo a migliorare il prodotto e di conseguenza soddisfare anche gli stessi clienti. Insomma, chi entra per secondo può osservare gli sbagli fatti dalla prima azienda, evitare di bruciarsi tempo e soldi e di conseguenza offrire un servizio migliore. E questo aspetto non è da sottovalutare, perché questo delta di risparmio che l'azienda ha rispetto alla prima può dare un grande vantaggio competitivo. Se la prima azienda ha speso milioni in ricerca e sviluppo, la seconda ad esempio spenderà molto meno, perché ha già un prodotto di base su cui partire. Nei business online, negli e-commerce o anche nelle attività tradizionali, bene o male è la stessa cosa. La concorrenza in qualche modo fa bene. Alimenta il mercato, rende più consapevoli i clienti e soprattutto innalza naturalmente la qualità dei prodotti. Immaginate di essere ad esempio l'unica pizzeria in un paesino di 5.000 abitanti, sperduto chissà dove. Beh, diciamo che in qualche modo fate la bella vita, perché siete gli unici ad offrire un certo tipo di prodotto e servizio. Un bel giorno però arriva un secondo tizio e decide di aprire una pizzeria a 200 metri di distanza da voi. Dovete per forza iniziare a prendere dei provvedimenti. Quindi magari iniziate a inventare nuove pizze, iniziate a farvi pubblicità anche al di fuori del vostro piccolo paesino e perché no inventate dei codici sconto delle promozioni o fate pubblicità sui social. Ed è qui che potete avere un vantaggio competitivo, perché i competitor non fanno altro che farvi da stimolo a dare di più, a prendere i loro clienti, a offrire un servizio e prodotto migliore. Non potete e non dovete in nessun modo crogiolarvi nella vostra presunta superiorità, perché questo è il primo motivo per cui di solito le aziende first mover falliscono. Pensano di essere migliori quando in realtà non lo sono. Ecco, forse avere troppa concorrenza in generale non è il massimo, però non demoralizzatevi se vedete che una stessa azienda offre un prodotto uguale o simile al vostro. Questo perché se l'azienda è solida, ha un brand più o meno affermato e vende da un certo numero di anni sul mercato, significa che lo spazio all'interno di questo mercato c'è ancora. È qui che possiamo approfittarne. Studiamo la concorrenza e facciamo meglio di loro. Ed è qui che entra in gioco anche i vantaggi del second mover. Alcuni li abbiamo già citati precedentemente, come il vantaggio dei costi di sviluppo. Quindi posso prendere il prodotto, il prototipo o il servizio del competitor, migliorarlo e studiarlo. Posso capire subito cosa vogliono i miei clienti e studiare meglio il mercato, perché ho già dei dati su cui basare le mie ricerche, cosa che magari il first mover non aveva. Il terzo punto è la consapevolezza che le persone hanno già del mio prodotto. Questo perché se le persone conoscono già il prodotto, che magari all'inizio era strano, difficile da capire e non di uso comune, io posso sicuramente approfittarne, perché la prima azienda avrà speso sicuramente dei milioni per educare il proprio pubblico ad utilizzare questo prodotto e definire magari il perché ne avevano bisogno. Ora questo bisogno è stato definito dalla prima azienda, io devo semplicemente migliorarlo. La vera domanda a questo punto è: quando la concorrenza è troppa e non ha più senso entrare nel mercato? Beh, dal punto di vista teorico, semplicemente quando l'offerta supera la domanda. Quindi quando ci sono più aziende ad offrire questo prodotto di quanti clienti effettivamente lo vogliono. Questi sono casi in cui le aziende stanno in piedi a fatica, i margini del prodotto si abbassano sempre di più e il mercato sta andando verso la saturazione. Come possiamo definire questo tipo di situazioni noi comuni mortali? Beh, è parecchio complicato. Per questo ci sono aziende di consulenza o enti che in qualche modo studiano il mercato e ne sanno più di noi. Noi sicuramente possiamo affidarci degli strumenti macro che possiamo trovare su internet. Quindi possiamo acquistare i report di queste aziende, piuttosto che possiamo studiare i trend di mercato con strumenti gratuiti come Google Trend, e possiamo guardare anche i bilanci delle aziende. In qualche modo, utilizzando questi tre elementi, possiamo avere un'idea generale del volume di affari. Ovviamente questo è tutto più facile se i nostri concorrenti sono tutti interamente online. Questo perché online posso trovare un sacco di informazioni. Ad esempio per gli e-commerce, lo so, sono un po' monotono, scusate, torno sempre lì, ma sapete quanto mi piace parlarne, esistono dei tool che ti permettono di vedere quante pubblicità un'azienda attiva per la sua pagina, per il suo social, in questo caso per il sito web, piuttosto che vedere quali sono i best seller del suo sito, piuttosto che ancora vedere in diretta le vendite che sta facendo quel particolare e-commerce. E sono dei vantaggi incredibili rispetto ai business tradizionali. In conclusione possiamo dire che sì, la concorrenza fa bene se c'è ancora spazio nel mercato da poter sfruttare. In ogni caso, avere dei competitor da studiare ed analizzare e di conseguenza capire grazie a loro come migliorare i miei prodotti e servizi non può fare che bene. Il mio consiglio, se state cercando di aprire un'azienda, un e-commerce, una startup, è non cercare di creare un nuovo mercato, perché questo nel 99% dei casi è una ricetta sicura per il fallimento. Cercate di prendere quanto di buono già c'è sul mercato e di conseguenza di migliorarlo. Piccola nota: più il mercato è ampio, meglio è.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e come ogni volta vi chiedo un like di supporto per l'algoritmo di YouTube se effettivamente il video vi è piaciuto e magari di commentare qui sotto se avete delle domande, dei dubbi, in qualche modo ne possiamo discutere insieme. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video e mi raccomando, non puntate alla luna se non avete esperienza. Cercate di fare un passo alla volta e di migliorare e soprattutto di assecondare quanto viene già richiesto dal mercato, altrimenti c'è solo il rischio di farsi male. Poi, se volete cambiare il mondo, questo è un altro discorso e vi auguro di farlo. Noi, detto questo, ci vediamo al prossimo video.